migliaia di curve tutte diverse. Il turistrofi dovrebbero spostarlo dall'isola di Man e farlo in Sardegna. O dovrebbero fare un turistrofi in Sardegna. Esatto. Madonna, sai che roba. Cronoscalata del 125 lì, del passo Genna Silana. Come fanno la Pikes Peak in California, potrebbero fare anche una Pikes Peak italiana sul Genna Silana. No, sto guardando se avevo chiuso le borse. Ho controllato il navigatore, dobbiamo arrivare fino a Bitti. Dopo Bitti andremo verso Orune e a Orune prenderemo la strada statale 389, che ne avevamo fatto un pezzo la volta scorsa e ci aveva dato delle grandi soddisfazioni. Bello. Beh, qua è bello secchino, eh. Sì. Qua si sente il caldo, eh? 34. Questo paesaggio, bello. Paesaggio un po' arido, però vabbè, ci sta, siamo ad agosto. E poi siamo usciti dall'Ogliastra, che penso sia una delle zone più verdi di Sardegna, se non la più verde. Insieme forse a Oristano, che bagnano veramente tanto, e ci sono anche le risaie. La Madonna, cosa c'è va su? Cosa c'è va su? Era tutto bardato, era da solo, c'era su tutta la tuta quella bianca con cappuccio annesso e la mascherina. Quella anti-covid? Sì. Approfitto di questa statale noiosa per raccontarti una cosa. Sai che si legge sempre tomba dei giganti, nuraghe qui, nuraghe là? È presente che in Sardegna ci sono un sacco di siti chiamati tomba dei giganti? No. No, vabbè. Praticamente sono andato a leggere un po' l'altra sera, quando non avevo sonno, e la civiltà nuragica, diciamo, era quella intorno all'anno 1000, possiamo dire, ma anche antecedente, diciamo fino al XII secolo, dopodiché è stata, sono state le invasioni e quindi è stata completamente soppiantata. Anche col cristianesimo, ma questa civiltà nuragica, che era quella che c'era in Sardegna, ha costruito i nuraghi, che sono quelle specie di torrette. Alcuni sono sicuramente di avvistamento, posti sulla costa, tipo strutture militari. Per altri in realtà non si sa ancora oggi esattamente a cosa servissero nella civiltà, cioè che scopo avessero. E poi costruivano queste tombe dei giganti, che in realtà erano delle tombe comuni, dove venivano sepolti tutti i morti. Ah. E ci sono ancora adesso. E poi un'altra cosa che costruivano erano queste specie di templi dove c'erano le sorgenti, quindi si chiamavano tipo tempio dell'acqua, che proteggevano la fonte. E niente, volevo raccontarti questa cosa visto che l'ho letta l'altro ieri sera e probabilmente molti non sardi non la sapranno. Interessante. È stato interessante? Spero sia interessante anche per chi ci sta guardando da casa. Aspetta. Siamo a Bitti, paese dei Tenores, che non so cosa siano, ma noi dobbiamo andare di là. Verso Orune. E siamo usciti da quella provinciale orribile e in teoria questa è la SS389, che dovrebbe darci delle grandi gioie. Già il cambio di asfalto è evidente. Sei carica? Carica. Tra 11 km saremo a Orune. Guarda qua che si vede già che è cambiata la musica. Molto meglio. Ovviamente nessuno in strada.
a parte noi. Abbiamo solo incontrato una decina di moto prima. Praticamente tutte dal senso opposto. Solo una andava nella nostra stessa direzione. Senti che curve? Macchina. È una danza tra le curve. Penso che avrò perso qualche chilo in questa vacanza. Perché? E beh, comunque tra il caldo e il moto fatto in moto e il nuoto fatto in mare. Vabbè, sì. Attenzione delle mini pale eoliche. Ma sono piccoline queste. Magari l'ha messo il contadino nel prato per fare andare la macina, per fare il grano, cioè per fare la farina. Si è messo la sua pala eolica. Occhio che qua è sporca la curva, molto sporca, rallenta. Cacca, cacca, molta cacca anche questa. È vero, cacca, è spiaccicata. Oltre ad esserci sulla strada si sente anche nei narici. Allora quanta roba c'è sulla strada? Aspetta che finché non si pulisce è meglio stare attenti. Forse da qua non ce n'è più. Beh, qua l'avevamo finita, l'hanno fatta tutta là indietro. Che strada! Bellissima che questa. E si riprende quelle curve? Mamma che strade. Migliaia di curve tutte diverse. Il turistrofi dovrebbero spostarlo dall'isola di Man e farlo in Sardegna. O dovrebbero fare un turistrofi in Sardegna. Esatto. Madonna, sai che roba. Cronoscalata del 125 lì, del passo Genna Silana. Come fanno la Pikes Peak in California, potrebbero fare anche una Pikes Peak italiana sul Genna Silana. Ci sei? Sì. Vuoi andare un po' davanti tu? No. Dai, vai un po' davanti tu. L'una davanti, dietro tutti quanti. Detto così è un po' brutto. Ma sono l'unico in strada, quindi ci sono solo io. Ah, ok. Qua c'è un bivio. Dritto. Orune 745 metri sul livello del mare. Siamo in alto, Buca. Ah. Ok, rimani su questa strada per 11 chilometri. Hai notato che ci sono anche un po' di cartelli non sparati? No. Non tanti, però qualcuno senza fuori di proiettile c'è. Anzi, l'una del pomeriggio ci sono 30 gradi. Ah, guarda le colline dell'altro giorno. Potrebbero essere, anche se penso siamo su una strada diversa, ma non ne sono sicuro. Beh, qua se vuoi fare la pipì, l'una puoi farla dove vuoi, Lo so, ma non so dove fermarmi. Vai dietro un albero. Qua. No, perché non c'è neanche una pizzolina. Nella sabbia. Moments later.
acceso tutto? Sì. Abbiamo rallentato, fans, perché guardate un po' qua. Abbiamo visto che attraversavano tutte le pecore. O capre, non lo so. Penso più capre, un pecore. Sembra un capre a me. Eccole qua. Vai, vai, che magari ti incornano queste. Ma figurati, non vedi come sono tranquille? Mica sono come i cani dell'altro giorno. È slalomeggiato un po' per pulire le gomme? Sì. Mica che bivio, poco invitante. Ah, comunque hai letto molti messaggi e commenti che dicevano: ma come fate a andare in giro con la tuta d'agosto? Però vi stimo perché la sicurezza prima di tutto, ma io non ce la farei mai. Sì, li ho letti. Cosa ne pensi? Che sicuramente non è bellissimo andare in giro con la tuta d'agosto, però è quella più sicura che c'è. E non si stappa così male. No, no, quando vai no, semmai quando ti fermi, vabbè. Ma secondo me quando ti fermi fa caldo anche coi pantaloncini. Sì, esatto, fa caldo in ogni caso, ma quando vai io non sto male. Anche perché comunque un po' di aria ti passa sempre. Sì, beh, infatti. Forse su i pantaloni sono quelli meno traspiranti. Sì, però dagli elastici mi passa l'aria. Comunque sono convinto che anche se ti metti i pantaloni quelli proprio leggeri, leggeri, traforati, forse fa anche più caldo perché ti passa proprio tutta l'aria bollente e senti anche tutto il caldo che ti sale dalla moto. Così invece dal caldo che sale dalla moto i pantaloni della tuta ti isolano. Questo non lo so. Ciao fans, ci siamo fermati in questo punto tra Orune e non so dove. Oggi fa un po' più caldo dell'altra volta, però c'è lo azzurro e siamo su questa strada. Siamo fermi da tipo 5 minuti che abbiamo fatto la pipì e non è passato nessuno, nessuno. Si affoggia un po'. Se non si soffre non si gode.